11 agosto 1953. Muore Tazio Nuvolari, uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. Esordì alternando moto ed auto, arrivando ad eccellere con entrambe. Su due ruote ottenne 69 vittorie, un titolo di campione d'Europa nel 1924, due titoli di campione d'Italia nel 24 e 26, tre primati internazionali di velocità. L'affermazione in campo automobilistico richiese ancor più perizia e tenacia. Dopo alcuni piazzamenti, correndo in proprio, ottenne dall'Alfa Romeo una vettura per la 1000 miglia del 1930, in cui dominò a tempo di primato, 100 km di media oraria. Dopo questa impresa fu protagonista su strade e circuiti europei, africani e americani, alla guida di Alfa Scuderia Ferrari, Maserati e la tedesca Auto Union. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nonostante il declino dell'età e della salute a causa della morte di due figli, conquistò ancora il podio. Il suo albo d'oro automobilistico comprende 92 primi posti, 55 assoluti, 37 di classe, un'affermazione nel campionato d'Europa 1932, tre titoli di campione italiano assoluto 32, 35, 36, due primati internazionali di velocità. In totale, nelle corse in circuito, fece registrare non meno di 102 volte il giro più veloce. 43 in moto, 59 in auto. Scampato a una serie di gravi incidenti, morì a Mantova nel suo letto per un'improvvisa crisi cardiaca. Ferdinand Porsche lo definì il più grande pilota del passato, del presente e dell'avvenire.